Madonna, 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 Madonna. Vittoria importante, importantissima. Io avevo pronosticato una vittoria sicuramente oggi della Triestina. Si sapeva che oggi sarebbe stata durissima, durissima, durissima. La Triestina espugna, espugna Trento. Con un gol all'89esimo di Minesso, che tra l'altro Minesso è fuori rosa, cioè non so ancora se è rosa, ma penso di sì, perché se è stato convocato per questa partita, evidentemente è stato reintegrato, ma fino a qualche partita fa Minesso, cioè, non si sapeva dove era, né se giocava ancora, se era nella lista dei convocati, ma nelle recenti partite che io mi ricordi, assolutamente no. Quindi la Triestina riesce a portarsi a casa questi 3 punti importanti, 3 punti importanti, perché domani c'è il partitone tra il Padova e il Mantova, e quindi sicuramente potremmo rosicchiare qualche punto, no? La seconda, la prima, no? Anche se secondo me noi dobbiamo tenerci stretto il terzo posto, perché oggi la partita di oggi mi ha fatto capire tante cose. Innanzitutto bisogna prendere qualcuno a gennaio, perché in attacco siamo veramente mal messi, ma perché Lescano non aveva ancora recuperato dalla botta ricevuta della partita col Padova. Ridan non c'è per 3 partite, Adorante è andato via. Da una parte comunque mi dispiace, no? Perché comunque a Durante l'ho criticato tantissimo, ci sono i video che parlano, però in questo momento qua, secondo me, non puoi dare via Durante. C'è un momento delicatissimo, no? Perché tu rientri dalla sosta natalizia, hai bisogno di carburare, perché oggi si è visto veramente una Triestina veramente brutta, bruttissima, cioè oggi veramente li ho visti, hanno giocato a risparmio, ma io posso capire che tu giochi a risparmio, magari, non so, il primo tempo, no? Sul tempo ho visto veramente poche idee, poche cose, no? Cioè, buttavamo la palla in avanti, no? Poi bisogna anche dire che davanti avevi Finotto, che fino adesso ha giocato qualche partita, no? Perché hanno sempre giocato gli Escano e Redan davanti. Poi avevi praticamente un ragazzino, cioè Vertainen è tornato dal prestito, da una squadra che è sconosciutissima, e quindi il ragazzo finlandese non aveva i 90 minuti, cioè li ha giocati tutti oggi praticamente. Quindi questi punti sono veramente fondamentali. Il centrocampo oggi non mi è piaciuto per niente, cioè, a parte Correia, il solito Correia, no? Che infatti si è sentita la mancanza di Correia col Padova, perché almeno è l'unico che ti tiene sulla palla, no? Comunque che cerca comunque di fare qualche giocata, anche se spesso, tante volte, come ho sempre detto, tiene un po' troppo il pallone, però è l'unico centrocampo che comunque ti tiene su un po' il centrocampo. Poi per il resto mancava Celeghin oggi, c'era Vallocchia, però oggi non l'ho visto bene, non mi ha fatto impazzire oggi. La difesa ha rischiato poco. Abbiamo giocato contro una squadra come il Trento, cioè si sono messi dietro, no? Quando tu
trovi queste squadre che si mettono dietro. Io più volte durante la partita ho detto: dovremmo provare qualche tiro da fuori, no? Perché con queste squadre qui, no? Si mettono dietro, non riesci a trovare sbocchi. Lì poi lì davanti oggi zero, zero, veramente oggi. Ma è un po' di partite che vedo, non vedo una Triestina brillantissima. Oggi, secondo me, è stata un po' una vittoria casuale, no? Perché il gol l'ha fatto Minesso da fuori area e tu non riuscivi a trovare sbocchi. Poi, durante la partita, hai fatto poco, hai creato poco oggi, per vincere, insomma, per me era una partita più da pareggio, però i 3 punti me li prendo, per carità, perché sono 3 punti molto, molto importanti questi, perché se domani una tra Padova e Mantova dovesse steccare, comunque sono 3 punti che ti permettono di riavvicinarti. Adesso siamo a meno uno dal Padova, però vedremo domani cosa succederà. Per il resto, partita alquanto noiosa, alquanto noiosa. C'è il Trento, si è messo dietro. Classica tattica, dell'attendere, dell'aspettare, ripartire. Perché purtroppo queste squadre sono così, no? Essendo più deboli di te, si mettono dietro, ti aspettano. Tu hai provato, no? A sbloccarla, no? Con qualche giocata, no? Oggi D'Urso, insomma, ha provato a fare qualche giocata, però loro erano messi bene in campo, no? Perché ti chiudevano le linee di passaggio, tu riuscivi a creare poco lì davanti e dopo, chiaramente, all'89esimo, completamente un giocatore che fino a ieri era fuori rosa, perché Minesso è sempre stato fuori rosa quest'anno, cioè Minesso è la prima partita che gioca quest'anno, ti ha fatto vincere la partita, quindi però urge assolutamente dei rincalzi, cioè come ho sempre detto, noi punti che abbiamo perso, la maggior parte dei punti, no? L'anno scorso, per fortuna, abbiamo cominciato con una vittoria l'anno nuovo, per fortuna. Però il nostro problema è sempre stato non avere dei rincalzi all'altezza dei titolari, no? Perché vedi adesso, no? Lescano non c'è, Redano non c'è, in attacco sei proprio mai messo. Perché boh, prima avevi Adorante, però Adorante non è il suo, l'ha sempre fatto, e questo bisogna anche dirlo. Però i titolari, cioè, comunque non è che le possono giocare tutte, le abbiamo visto in quel periodo tra novembre e dicembre in cui abbiamo avuto più partite del solito, no? Perché c'era la Coppa Italia, c'era il recupero con l'Atalanta andando in 23, e lì chiaramente la Triestina ha difficoltà perché non avendo ricambi all'altezza dei titolari, purtroppo puoi incappare in qualche scivolone. Per fortuna oggi l'abbiamo portata a casa. Io ho detto che oggi la Triestina, se l'avrebbe vinta di poco. Non è che avremmo stravinto il Trento, perché purtroppo queste squadre qua sono così. Si mettono dietro, ti chiudono le linee di passaggio, non ti fanno giocare. Però è anche vero che noi oggi lì davanti poche idee, cioè oggi non mi aspettavo una partita diversa, perché io l'ho detto a un mio amico, oggi la Triestina farà tanta fatica a segnare, anche perché in difesa mancava Malomo, a centrocampo mancava Celeghin, in attacco lasciamo perdere, cioè avevamo assenze in tutte le parti, cioè vincere così all'89esimo, cioè, non ci avrei manco messo la firma, perché si sapeva la difficoltà della partita, però secondo me potevamo fare qualcosa di più, anche
anche sulla gestione dei calci piazzati, cioè tutti sul portiere, tutti là, e il portiere sapeva benissimo dove uscire. Se devo fare una piccola critica, no, per quanto riguarda il nostro portiere, Matosevic, per carità, fa delle grandissime parate, però tante volte alterna, no? Delle grandi parate, magari, e quando c'è una parata un po' più facile va in difficoltà, soprattutto sulle uscite. A me Matosevic non dà tanta sicurezza sulle uscite. Poi oggi ha giocato contro il Trento, cioè il Trento, cioè, secondo tempo non ha neanche provato ad attaccare. E primo tempo sei andato un po' in difficoltà, cioè hai avuto quel momento di sbandamento cui hai rischiato di prendere gol. Però, tutto sommato, però noi abbiamo fatto ben poco, cioè loro sono stati bravi a chiudere tutto. Dopo Minesso trova quella perla e fa vincere la partita. Niente, fatemi sapere la vostra, cosa ne pensate. La prossima mi pare sia sempre di domenica all'una, dovrebbe essere l'una alle 2. E giochiamo a Fontana Fredda. Adesso noi presumo, da come dalle ultime che si dice, che la Triestina, il Rocco, forse lo vedrà a maggio per i playoff. Forse, se i tempi vengono rispettati, perché si sa, qua noi a Trieste non riusciamo a fare le cose bene. Quindi dispiace, perché il Rocco è un bello stadio, è un bello stadio, un bel clima, ma purtroppo per incompetenza del comune ci ritroviamo di nuovo a giocare a Fontana Fredda. Niente, Muli, permesso a ver come avevi visto la partita, ma pessima, pessima partita oggi, veramente male. Cioè, prendo solo i 3 punti perché sono 3 punti importanti, ma prestazione veramente, veramente scialba. Cioè, abbiamo creato veramente pochissimo lì davanti. Cioè, forse un qualcosina nel finale, no? Perché dici, boh, chi se ne frega, vaffanculo. Cioè, ormai devi vincere la partita, però per il resto della partita mi è sembrata una partita noiosa, assolutamente. E poi bisogna sempre vedere chi affrontavi, cioè il Trento. Se non vinci contro il Trento, che all'andata ha vinto in casa tua. Però adesso vediamo, però urge comprare qualcuno, perché fare tutta la seconda metà di stagione con solo Lescano e Redana davanti e Finotto è un po' rischioso, cioè. Sì, hanno messo questo finlandese, ma anche lì non aveva tutti i 90 minuti. Viene da un prestito, tra l'altro hanno giocato solo, mi sembra, qualche spezzone di partita, se non vorrei dire una cazzata. Quindi anche lì è un'incognita. Magari ti va bene, no? Beh, perché peschi bene, ma non puoi fare metà stagione con solo 3 attaccanti lì davanti. Quindi bisogna prendere qualcuno davanti, e soprattutto anche in rincalzo, soprattutto sulla fascia sinistra e centrocampo. Perché anche lì, secondo me, siamo un po' corti. Ti manca Correia, che era squalificato con la partita col Padova. Sei nella merda, anche in difesa. Germano, secondo me, non è un terzino puro. Cioè, Germano è uno adattato, quindi secondo me bisogna prendere proprio un terzino. E quindi adesso a gennaio vedremo il nostro direttore generale Alex Menta cosa farà. Però assolutamente urgono dei ricambi, ragazzi. Cioè, non possiamo, cioè, se noi vogliamo fare i playoff, cosa probabile, perché ormai, insomma, lì davanti non li prendi più, il Mantova e il Padova. Cioè, tu non dovevi steccare la partita col Padova. Se tu vuoi arrivare ai playoff in forma, devi avere dei rincalzi. Non puoi presentarti
con Vertanen davanti e Finotto che sono due attaccanti puri. Dopo nel secondo tempo ha messo Ezarak, ha messo Gunduz, cioè ormai non aveva niente da perdere, però non avevi neanche i ricalzi giusti oggi. Cioè, oggi in panchina, cioè, la mia paura oggi è che la Triestina magari arrivava al 60esimo, non ne aveva più perché non avevi i ricalzi. Oggi le partite hai vinte grazie a un giocatore che fino a ieri non era rosa. Quindi oggi ti va bene, oggi ti va bene, però non ti può sempre andare bene, non puoi sempre arrivare agli 80esimo, al 90esimo, no? Perché questa non è la prima partita che vinciamo così, eh? Cioè, comincia a essere un po' troppe partite vinte in questo modo, no? Perché anche cos'era? Col Novara abbiamo, anche lì abbiamo vinto all'ultimo, eh? E non sempre ti può andare bene, no? Perché metti caso che la palla non entra e quelli azzeccano un contropiede e tu la partita la perdi. Quindi bene, bene i 3 punti, ma per il resto, ragazzi, servono dei rincalzi, assolutamente. Buona giornata, Muli, ci vediamo al prossimo video e sempre forza Unione!